Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a questi appuntamenti di Office Hour in italiano per raccontarvi AMP, le Accelerated Mobile Pages. Abbiamo fatto il primo appuntamento la settimana scorsa con Luca Forlini e oggi andiamo più a fondo sui lati tecnici, sugli aspetti tecnici. Io mi chiamo Elisabetta Tora, sono una giornalista, collaboro con Google News Lab, la divisione di Google che si occupa della collaborazione con giornalisti, editori, publisher per lavorare, per riuscire a ottimizzare l'uso degli strumenti digitali di Google. Il nostro sito è g.co/newslab e poi c'è la pagina G+, dove potete trovare il video della chiacchierata della settimana scorsa e di quella di oggi e anche il canale YouTube di Newslab, dove appunto questi stessi video sono caricati. A parlare con noi oggi da New York c'è Flavio Palandri Antonelli, sviluppatore che fa parte del mondo dello sviluppo e della ricerca su AMP fin dall'inizio. Buongiorno Flavio. Ciao Flavio, Elisabetta. Benvenuto a New York, è ancora mattina e noi ti lasciamo subito lo spazio per portarci dentro agli aspetti più tecnici del mondo AMP. A te. Perfetto, grazie mille Elisabetta. Ciao a tutti, io sono Flavio e lavoro a Google da circa 5 anni, in particolare lavoro in Search Features. Quindi ci occupiamo della user experience di search, della performance di search e di features in search. L'ultimo lancio che abbiamo fatto è appunto il carousel delle news in formato AMP, che potete vedere cercando per news di attualità del giorno su search. Sono molto contento di avere l'opportunità di contribuire al dialogo con gli sviluppatori e con i publisher, quindi grazie per darmi questa opportunità. Procedo subito con la presentazione, quindi d'ora in poi fondamentalmente io vedrò solo la presentazione sul mio schermo, che è quello che condivido con voi. Si vede bene, Elisabetta? Si vede molto bene, sì, grazie. Perfetto. Fatemi dire che questa presentazione è stata in realtà preparata da Malte, che è il tech lead del formato AMP, e io fondamentalmente ho avuto l'incarico di tradurla in italiano e qualche ritocco qua e là. E AMP's Anatomy, perché AMP's Anatomy? Fondamentalmente questa slide, questa presentazione vuole coprire alcuni aspetti fondamentali del formato AMP, e dare spiegazioni del perché AMP viene con alcune limitazioni e come fa ad ottenere le ottimizzazioni che il formato AMP fornisce. Invece di fare una presentazione che, per esempio, copre step by step tutti i componenti del formato AMP e come creare una pagina AMP, abbiamo preferito invece di fare una presentazione che spiega, diciamo, le motivazioni dietro le decisioni del formato, che è qualcosa che non è facile trovare online. Mentre invece, se cercate una guida, step by step a come creare una pagina AMP, se cercate tutta la documentazione, è disponibile su ampproject.org ed è molto dettagliata ed è tra l'altro molto semplice. Tra l'altro questa è una foto dell'ufficio di New York dove lavoro. Procediamo, ho incluso il contatto di Malte perché appunto Malte è il tech lead del formato AMP e insieme al tuo team sta dietro a tutte le decisioni del design. Il mio team invece lavoriamo principalmente sull'integrazione di AMP in Search e in altre app di Google. Ovviamente è una collaborazione molto stretta con il team di Malte, ma questo per dire che se cercate informazioni sui piani futuri di AMP, seguite Malte su Twitter, seguite AMPHTML su Twitter che sono molto attivi. Al contrario di me, che non ho una presenza particolarmente forte. Ma parliamo di AMP. Fondamentalmente, immaginiamo che queste siano una serie di pagine web che competono per la performance sul mobile. Al primo posto, ovviamente, troviamo pagine web ottimizzate manualmente dal web developer, dal webmaster, per avere delle performance ottimali. Questo è il massimo, fondamentalmente. Noi vorremmo che tutte le pagine web fossero così, ma ovviamente la realtà è diversa.
Una pagina AMP è una pagina molto veloce, quindi è una pagina che sta sempre davanti nella corsa, ma non necessariamente tanto veloce quanto una pagina ottimizzata manualmente da una persona che sa quello che sta facendo. L'idea di AMP è che rende l'ottimizzazione di una pagina web molto facile, specialmente nel mondo mobile, ma non necessariamente, non è necessariamente la pagina più veloce che si può creare. Ma la realtà dei fatti oggigiorno è che la maggior parte delle pagine web hanno performance pessime nel mobile. E questo è un problema significativo. Se vedete la presentazione di Luca della settimana scorsa, Luca copre molto bene tutte le motivazioni dietro al progetto AMP, quali sono le problematiche che cerca di affrontare, qual è la situazione abbastanza grave del web, della performance del web on mobile e delle conseguenze di questo fatto. Per questo, quindi, vista questa situazione, il team di Google di AMP ha pensato di fornire un formato e delle serie di linee guida che fanno sì che sia molto facile creare molte pagine veloci e performanti. Quindi l'idea e il sogno fondamentalmente del nostro team e di Google in generale è che tutte le pagine nel web siano performanti, siano veloci on mobile. E per fare questo si può utilizzare il formato AMP o ovviamente si può continuare a ottimizzare le proprie pagine web manualmente se si è in grado. Quindi AMP che cos'è fondamentalmente? AMP è un formato, viene con il suo HTML, con la AMP.js e con la AMP Cache, che permette, che facilita il raggiungimento di quello che Google chiama il modello RAIL. Il modello RAIL è un nuovo modello che sta cercando di spingere negli ultimi tempi, che fondamentalmente cerca di definire delle linee guida, delle qualità di prestazione che una pagina web dovrebbe avere. In particolare copre 4 aspetti e non voglio andare troppo in dettagli perché trovate numerosi video su YouTube se cercate Google RAIL. Comunque sono 4 aspetti fondamentali. Tempo di risposta, il tempo di risposta deve essere immediato ovviamente perché è quello che dà feedback all'utente che la pagina funziona in modo veloce, le animazioni devono essere fluide, il tempo idle, cioè il tempo a metà tra due interazioni deve essere un tempo utilizzato in modo attento per caricare, per precaricare tutte le risorse che serviranno con la prossima interazione e infine il tempo di caricamento. Il tempo di caricamento è ovviamente il tempo più importante, cioè vorremmo che una pagina web carichi in meno di un secondo. La realtà dei fatti a mobile è ben diversa e sappiamo che se una pagina carica in più di 3 secondi, il 40% degli utenti abbandonano la pagina, che è un problema per tutti, per l'utente, per il publisher e per gli ads providers. Ma ottenere performance sotto un secondo per il caricamento è difficile, è oggettivamente difficile, specialmente su mobile e su device con capacità più limitate o su connessioni date più lente. E questo è il motivo per cui fornire linee guida non è sufficiente e invece vogliamo fornire un formato che si preoccupa di queste ottimizzazioni per te e che impone delle limitazioni che fanno sì che la pagina sia veloce. Quindi qual è il concetto di AMP? Che le pagine dovrebbero essere sempre veloci, pagine AMP. Ovviamente questa frase è da una parte cerca di dire qualcosa molto forte, cioè tutte le pagine AMP sono sempre veloci, allo stesso tempo velocità è relativa e dipende dal contesto e dire che una pagina AMP è sempre veloce non sarebbe corretto perché AMP allo stesso tempo lascia la libertà allo sviluppatore di creare la pagina che vuole, quindi se lo sviluppatore vuole spararsi sui piedi e creare una pagina lenta AMP può farlo. Ma generalmente le pagine AMP sono veloci perché ovviamente gli sviluppatori non hanno questo interesse. E non solo sono veloci, ma il formato AMP stesso ha un sistema di validazione che verifica che la pagina sia veloce, assicurando che i componenti potenzialmente lenti non siano presenti. Che significa potenzialmente lenti? Il problema è che certi componenti non sono necessariamente lenti, ma non è possibile saperlo a priori, e quindi AMP deve usare un approccio conservativo e se è potenzialmente lento è escluso. Per questo, per esempio, l'image tag non è permesso in AMP ed è sostituito dal AMP image tag, che invece è un equivalente tag che garantisce performance per le immagini. Ovviamente questo significa che non si può avere tutto, per quanto vorremmo avere tutto e piano piano le funzionalità continueranno ad aumentare nel formato AMP, ci sono delle limitazioni. Allo stesso tempo AMP cerca di
compensare queste limitazioni fornendo le stesse funzionalità all'interno del formato, quindi all'interno di AMP.js. Quindi l'image tag non è permesso, ma è fornito, ma AMP fornisce l'AMP image tag, che fornisce le stesse identiche funzionalità, se non di più. Quindi quello che voglio fare in questa presentazione è coprire 10 ottimizzazioni che sono alla base del formato e che hanno guidato praticamente tutte le decisioni tecniche. Parlando di queste 10 ottimizzazioni, coprirò alcuni aspetti, alcuni componenti fondamentali del formato, e cercherò anche di coprire alcune delle domande che ci sono state sul gruppo, sulla pagina Google Plus. E quando dico che queste ottimizzazioni non possono mancare a una pagina web, a una pagina AMP, perché il sistema di validazione assicura che queste ottimizzazioni siano presenti, quindi è oggettivamente impossibile per una pagina AMP valida di non avere queste ottimizzazioni. La prima è che tutti gli script esterni sono asincroni. L'obiettivo qui è che gli script non devono stare sul critical path del rendering della pagina. Infatti, niente dovrebbe stare sul critical path del rendering della pagina. Quindi che facciamo? Fondamentalmente si utilizza questo async attribute per ogni script tag che fa sì che lo script sia asincrono e quindi indipendente dal rendering. E questa libreria che vedete qua inclusa è la AMP.js stessa, o anche chiamata AMP Runtime, chiamata al momento v0.js. Non c'è molta fantasia, e questa deve essere inclusa in tutte le pagine AMP. Fondamentalmente questa libreria è quella che gestisce tutte le ottimizzazioni, controlla che i principi garantiti di AMP siano mantenuti, e include tutti i componenti e tutte le estensioni che AMP porta. Un altro aspetto fondamentale, e quindi rimaniamo sulla stessa tematica del rendering della pagina, è che la dimensione di tutte le risorse deve essere predefinita, cioè deve essere calcolabile staticamente. Il motivo è sempre lo stesso. Quello che AMP vuole fare è far sì che il layout della pagina avvenga il prima possibile, perché appena il layout della pagina è definito e il browser ha finito il layout, il testo può essere visualizzato e l'utente può iniziare a consumare la pagina. Non c'è bisogno che tutte le risorse, per esempio le immagini, siano completamente caricate, basta sapere la dimensione iniziale per il layout. Quindi prendiamo per esempio questa pagina web on mobile. Diciamo, quello che il browser vuole definire il prima possibile è questo scheletro della pagina, questo layout, queste linee guida che fanno sì che il testo possa essere incluso nella pagina il prima possibile, e non importa che per esempio la responsive hero image, che sono in genere queste grandi immagini in alto nella pagina, venga scaricata. A volte sono abbastanza larghe e può volerci un po' di tempo, ma l'importante è che il resto della pagina sia definito. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, non si può utilizzare l'image tag, perché l'image tag non garantisce che le dimensioni siano predefinite, mentre invece l'AMP image tag porta questa garanzia, cioè che le dimensioni sono sempre predefinite. Ed è importante notare che il fatto che le dimensioni siano predefinite non significa che non si possa avere un'immagine responsive. Il responsive design è incluso nel formato ed è assolutamente supportato. In particolare, le AMP image tag supportano il SourceSet attribute, che permette di definire multiple immagini per differenti dimensioni della stessa versione, e quindi fondamentalmente poi AMP si preoccupa di selezionare l'immagine corretta a seconda della dimensione del device. E questo non è solo per le immagini, ma è valido anche per tutte le altre risorse e estensioni, inclusi gli ads. Anche gli ads devono avere un formato predefinito, nel senso che devono avere una dimensione nota prima dello scaricamento dell'ad stesso. In questo modo, di nuovo, il layout della pagina può essere definito prima che vengano scaricate le risorse, perché lo scaricamento può essere lento e non vogliamo rallentare il resto del rendering. E così come le immagini, le risorse devono essere note, le dimensioni devono essere note a priori, non devono bloccare il rendering, anche le estensioni non devono bloccare il rendering. Cosa sono le estensioni? Le estensioni fondamentalmente sono o componenti che sono inclusi nel formato AMP, che sono stati aggiunti per fornire quelle funzionalità interattive che non sarebbero altrimenti disponibili con le limitazioni. Per esempio un Facebook like button, che sappiamo essere presente in molte pagine web, è una widget interattivo che con le limitazioni di AMP, cioè che non si può avere
JavaScript terze parti senza un iframe, non sarebbe possibile. Quindi un elemento del genere che sappiamo essere utile è stato aggiunto alla AMP, al set di componenti del formato AMP. Quindi queste sono le possibili estensioni, oppure estensioni custom, come per esempio l'AMP iframe, che non è altro che un iframe dove lo sviluppatore può includere la JavaScript di terze parti, quindi JavaScript esterna, cioè non di AMP. Di nuovo, anche l'AMP iframe deve essere asincrono, come tutte le script nella pagina. E anche questo, come le immagini, deve avere una dimensione predefinita e viene scaricato successivamente, cioè non blocca il rendering della pagina. Questo fatto, quindi, che le risorse hanno una dimensione nota e le estensioni, la JavaScript esterna, viene caricata in modo indipendente, in modo asincrono, rispetto al rendering della pagina, fa sì che, basically, che praticamente una sola HTTP request è necessaria per il layout dell'intera pagina. Quindi il layout dell'intera pagina utilizza una sola HTTP request ed è molto veloce. Questo è molto diverso da quello che troviamo nel web oggigiorno, dove invece sappiamo, avendo analizzato le pagine, molte pagine, che sono necessarie un numero elevato di HTTP request prima che il browser possa iniziare il rendering della pagina. Questo perché al momento è necessario scaricare font, è necessario scaricare molte librerie JavaScript, è necessario scaricare style sheet esterni e a volte anche immagini prima che il rendering possa completare, prima che il layout possa completare. In AMP non è così. In AMP una sola HTTP request è necessaria, cioè l'HTTP request della pagina, tutto il resto è asincrono e solo i font sono l'unica risorsa che è necessaria per il layout. Parleremo dei font a breve. Come ho già accennato, la JavaScript esterna, quindi JavaScript che non è di AMP, può essere solo inclusa in sandbox iframe, quindi in queste scatole, diciamo, in modo che, innanzituto, lo script, questa JavaScript, non blocchi il rendering della pagina. E, in secondo luogo, vogliamo che la JavaScript esterna abbia un effetto circoscritto, cioè un effetto solo su una porzione limitata del DOM, cioè la porzione del DOM che è all'interno dell'iframe. Questo fa sì che se la JavaScript è molto costosa dal punto di vista di performance, avrà un costo solo su quegli elementi, su un numero di elementi limitati, e allo stesso tempo non può causare un relayout dell'intera pagina, perché, di nuovo, l'iframe è contenuto in questa scatola di dimensione fissa. Parlando di JavaScript, ovviamente non possiamo non parlare di CSS. Mentre JavaScript, diciamo, ha delle limitazioni relativamente significative, perché abbiamo detto che JavaScript esterna va inclusa in iframe, e AMP cerca di compensare questa limitazione fornendo componenti alternativi all'interno del formato stesso. In CSS, devo dire, le limitazioni ci sono molte poche limitazioni. La limitazione principale è che c'è un upper bound sulla dimensione massima dello style sheet, in particolare 50 kilobyte di CSS si può avere. Questa è una dimensione in realtà molto generosa. La maggior parte delle pagine, anche molto sofisticate, utilizzano meno di 50 kilobyte, e se ne utilizzano di più, in genere c'è qualcosa che non va. Quello che impone fondamentalmente questo limite è che un minimo lo sviluppatore deve stare attento, non può includere, per esempio, vari style sheet interi di altri siti copiati e incollati nel proprio sito per semplicità. Il CSS può essere molto costoso, e sia costoso in termini di dimensioni, sia costoso in termini di ricalcolo di stili della pagina ogni volta che il browser deve rivalutare gli stili. Quindi è importante essere attenti, ma allo stesso tempo AMP vuole lasciare massima libertà sul CSS. Un altro aspetto fondamentale che ho accennato precedentemente è che AMP fa di tutto per ottimizzare il download dei font. E voglio perdere un po' di tempo sui font, perché è un aspetto critico. Fondamentalmente, mentre tutte le risorse, come le immagini o iframe e JavaScript esterno, non sono necessarie al layout della pagina, il font è necessario. Fondamentalmente, finché non scarichiamo il font, non siamo in grado di definire qual è la dimensione effettiva del testo, e quindi non possiamo visualizzare il testo e non possiamo finalizzare il layout. Questo è il motivo per cui i font vanno scaricati il prima possibile, e il problema è che i font sono pesanti, quindi bisogna limitare il numero dei font e bisogna ottimizzare le sorgenti di font. Quindi AMP fornisce al momento una whitelist di sorgenti possibili per font, e ovviamente nuove sorgenti verranno aggiunte in futuro.
Ma soprattutto AMP vuole far sì che i font vengano scaricati come prima cosa, fondamentalmente nient'altro nella pagina viene eseguito prima che i font vengano scaricati. Questo è proprio una di quelle cose difficili che gli sviluppatori hanno problemi a fare nei propri siti. Perché questo è difficile? Innanzitutto perché utilizzare i font nel CSS, non è, che è molto comune, non è sufficiente a dire al browser inizia a scaricare questo font. Il browser non scarica il font fino a che non vede l'utilizzo del font all'interno della pagina. In più, script JavaScript spesso bloccano il download dei font durante l'esecuzione dello script. E questo è un altro problema perché la maggior parte delle pagine, infatti, prima scaricano tutti gli script e seguono gli script JavaScript e poi scaricano i font, che ovviamente non è quello che vogliamo. E lo stesso per gli style sheet esterni che bloccano il download dei font. Quello che noi vogliamo invece è far sì che il download dei font sia la prima cosa. Quindi il CSS è tutto in line, in un unico blocco all'inizio della pagina. Questo fa sì che non ci siano style sheet esterni. La JavaScript e tutti gli script in genere sono asincroni, quindi non bloccano il download dei font e non bloccano il rendering in generale, ed in più AMP applica un hack alla pagina, cioè nasconde il body della pagina applicando uno stile di opacità sopra, così che nulla si viene visualizzato fino a che il font non è scaricato e quindi fino a che sappiamo che il layout è finalizzato. Di nuovo, questo è lo scopo, è sempre lo stesso, far vedere la pagina con il layout finale il prima possibile, senza salti e senza jump di elementi che si spostano all'interno della pagina durante il rendering. Per questo motivo c'è questa atrocità in AMP di cui ci vergogniamo un po', ovvero che all'inizio il contenuto della pagina è completamente nascosto fino a che il font non è scaricato. A quel punto la AMP.js si accorge che il font è scaricato e rimuove il filtro di visibilità. Per questo motivo abbiamo anche ulteriori hack aggiunti sopra questo per far sì che prima o poi questo filtro venga rimosso, perché anche nel caso in cui la JavaScript fallisse, per esempio in caso di timeout, c'è addirittura una simulazione di un'animazione in CSS che rimuove questo hack, che rimuove l'opacità. Un'altra ottimizzazione che l'AMP Runtime può fare, perché l'AMP Runtime ha il controllo dell'intera esecuzione JavaScript della pagina, perché visti i principi precedenti, è quello di minimizzare il ricalco di stili. Il ricalco di stili è, sappiamo, un'operazione molto costosa che il browser fa ogni volta che, diciamo, si cambiano dimensioni o si creano nuovi elementi all'interno di una pagina. Quello che la Runtime fa, fondamentalmente, è conosce quando le dimensioni devono essere cambiate e sa tutte le misurazioni, quindi raggruppa gli accessi al DOM in gruppi, in batch, cioè tutte le linee di codice che eseguono accessi al DOM sono una dopo l'altra, così che il ricalcolo di stili avviene una sola volta alla fine degli accessi. Quindi supponiamo, per esempio, che questo è un tipica esecuzione JavaScript, due elementi, foo e bar, la dimensione viene modificata in due fasi diverse dell'esecuzione. Ogni volta che la dimensione viene modificata c'è un ricalcolo di stili. E quello che AMP cerca di fare è ridurre il numero di questi ricalcoli di stili, quindi quello che fa è che raggruppa le modifiche di dimensione tutte insieme se possibile. Un po' come fanno i compilatori che cercano di ottimizzare le linee di codice, e la stessa cosa si può permettere di farlo a AMP in questo caso, perché controlla l'esecuzione JavaScript dell'intera pagina. Il risultato finale è che c'è un solo ricalco di stile all'inizio del caricamento e alla fine, quindi due ricalcoli per un caricamento della pagina, al contrario generalmente una pagina web ha un numero molto elevato di ricalcoli di stile. Un altro aspetto importante è che le animazioni permesse in AMP sono solo animazioni che sono ottimizzabili via GPU. Tutti i cellulari moderni hanno una GPU ed è fondamentale per le prestazioni. Quello che AMP vuole fare è far sì che venga utilizzata il più possibile. Al momento la GPU è solo in grado di gestire animazioni che non calcolano un relayout della pagina. Quindi, per esempio, modificare height and width di un certo elemento è un'operazione, per quanto semplice, che causa un relayout della pagina e quindi solo il browser è in grado di gestirla. Per questo motivo non sono permesse. Solo transform ed opacity sono le due proprietà CSS che possono essere modificate con animazioni in AMP. In realtà si può fare molto con queste
con queste proprietà, ma ovviamente questo impone un limite e quindi di nuovo non si può avere tutto, bisogna fare un po' di esercizio per riuscire a ottenere le stesse animazioni con queste proprietà. Ma come abbiamo detto, col tempo quello che stiamo facendo è aggiungere sempre più delle capacità che sono state perse in AMP nel formato stesso. Un altro aspetto importantissimo è il fatto che AMP ha il controllo di tutte le risorse, quindi può priorizzare le risorse in modo intelligente. E in particolare sappiamo benissimo che quando un utente visualizza una pagina, l'utente visualizza il primo viewport, quindi la porzione della pagina che entra nel display del device. E quella è l'unica pagina che deve essere caricata il più veloce possibile. In particolare il layout viene definito il prima possibile per l'intera pagina, ma le risorse vengono scaricate dopo. Ecco, le risorse che fanno parte del primo viewport vengono scaricate il prima possibile, mentre le risorse che sono più in basso nella pagina vengono scaricate in sequenza subito dopo. Quindi l'idea è di ottimizzare le risorse visibili e ottimizzare quelle che diventano visibili man mano che l'utente consuma il contenuto della pagina, gli ads e gli iframe, in generale tutte quelle estensioni, quelle risorse che hanno JavaScript esterna, vengono scaricate con un secondo livello di priorità, quindi priorità leggermente più bassa, che significa prima carichiamo le immagini fondamentalmente, poi carichiamo gli ads, e soprattutto si cerca di fare sempre quando l'utente è idle. Abbiamo parlato di idle con il modello Rail, è la fase in cui fondamentalmente la pagina, l'utente non sta eseguendo operazioni. Questo è il momento ideale per caricare risorse costose, perché non c'è il rischio di occupare la CPU e di rallentare l'esperienza per l'utente, perché l'utente in questo momento è fermo. Di nuovo, queste ottimizzazioni si possono fare solo grazie ai principi precedenti, cioè solo grazie al fatto che le risorse, gli ads, sono contenuti in questi elementi speciali di cui AMP ha il controllo, e questo ci permette ad AMP di avere completo controllo della priorità di tutte le risorse. E l'ultimo punto ha a che fare con il caricamento istantaneo. In realtà il caricamento istantaneo è una favola, non esiste il caricamento istantaneo. Quello che esiste e quello che AMP favorisce è il precaricamento, quindi fondamentalmente quello si chiama prefetching o pre-rendering. La pagina viene caricata prima che l'utente la visualizza, prima che l'utente clicchi sul risultato. Questo è quello che facciamo in search, per esempio. C'è un iframe nella pagina di ricerca di search dove precarichiamo il risultato AMP associato con probabilmente quello che l'utente vedrà con maggiore probabilità. Quando l'utente clicca non facciamo altro che portare l'iframe full screen e visualizziamo quella pagina che è stata precaricata. L'effetto è che la pagina viene caricata istantaneamente, e in realtà stiamo usando un trucco molto banale di precaricare la pagina prima. Pre-rendering non è nulla di nuovo, pre-rendering, pre-fetching, tutte le pagine web possono essere precaricate, non c'è in sé per sé non c'è nulla di particolare. Fondamentalmente questo è un modo, per esempio il link utilizza rel equal pre-render, che il browser capisce che questo link deve essere precaricato prima che l'utente clicchi. Il problema è che pre-rendering è un'operazione estremamente costosa e delicata, e nelle pagine web che non sono AMP può essere problematica. Uno dei problemi è che mentre l'utente sta guardando la pagina, per esempio l'utente sta guardando la pagina di ricerca di search, la CPU deve iniziare a caricare un'altra pagina, può essere molto costoso e può rovinare l'esperienza su search. In aggiunta c'è anche un problema proprio di bytes, perché precaricare una pagina significa anche scaricare le risorse, quindi le immagini, che possono essere costose in termini di anche in megabytes. Ovviamente può scaricare la batteria, e poi ci sono problemi di privacy, per esempio associati con Analytics, associati con gli ads, e quindi una pagina web normale non è necessariamente in grado di ottimizzare questi aspetti, mentre AMP nasce proprio ottimizzato per fornire una capacità di pre-rendering avanzata. Innanzitutto, solo il primo viewport viene precaricato quando AMP è in pre-rendering mode. AMP può essere aperto in pre-rendering mode, o AMP si accorge di essere in pre-rendering mode guardando la visibility API del browser. E quindi le immagini associate solo con il viewport che verrà visualizzato quando l'utente clicca vengono scaricate. Il resto delle immagini non viene scaricato anche fino a che l'utente non clicca e visualizza la pagina. Quindi qui salva sia CPU che batteria che memoria e bytes.
In aggiunta, gli ads non vengono caricati affatto, ads, iframe e tutte quelle estensioni che avrebbero JavaScript esterna non vengono caricati finché la pagina è in modalità pre-rendering, quando la pagina viene visualizzata, a quel punto anche quelle risorse vengono scaricate. Questo è importante non solo per performance, ma anche per sicurezza e per privacy. E lo stesso vale per... Posso ricordare che abbiamo ancora solo pochi minuti e che quindi dovremo cominciare ad avviarci verso la conclusione della nostra presentazione. Certo, perfetto. Ed infatti questo è l'ultimo punto, perché fondamentalmente il precaricamento è un aspetto fondamentale e può essere utilizzato quando una pagina AMP viene inclusa in un'app o in un'altra applicazione fondamentalmente e vogliamo visualizzare questa pagina in modo istantaneo, ma non è necessario in sé per sé per visualizzare una pagina AMP e viene molto economico ed efficiente. Quindi, come ho detto, solo il primo viewport viene caricato e questo è sufficiente a dare una percezione di caricamento istantaneo, che è quello che cerchiamo. A questo punto ho incluso questa lista dei 10 punti di cui abbiamo parlato precedentemente, non serve che ve li ridico uno ad uno, ma sono 10 punti molto importanti, non sono nulla di nuovo, cioè sono aspetti che sono conosciuti già da tempo, linee guida che sono conosciute da tempo, ma che di fatto è difficile far sì che tutte le pagine web garantiscano queste prestazioni. E AMP ti toglie questo peso di farlo, perché AMP lo fa per te, è un sistema di validazione per verificarlo. E quindi a questo punto ho finito e lascio dicendo che tutte le risorse sono su ampproject.org, dove ci sono linee guida per creare una pagina AMP step by step e vi suggerisco di provare a creare una pagina AMP e vedrete quanto è facile e in aggiunta vi suggerisco di guardare il progetto AMP su GitHub, fondamentalmente l'AMP.js, l'AMP Runtime, e iniziare a sottomettere request per funzionalità e componenti che non sono presenti nel formato AMP e che vorreste avere. Grazie mille. Grazie a Flavio Palandri Antonelli per averci portato passo per passo proprio dentro agli aspetti anche più tecnici del mondo AMP. Flavio, allora ricordiamo un'ultima volta, l'hai appena citato ma lo ricordiamo proprio prima di chiudere e ti ridò quindi la parola, il sito sia il sito che il GitHub. Sì, assolutamente, ampproject.org. E cercate AMP.html su GitHub. Inoltre potete anche cercare AMP.html su Twitter per avere nuove informazioni e restare up to date. Allora, ringraziamo ancora Flavio Palandri Antonelli da New York e vi ricordo ancora la pagina G+ di Google News Lab, dove troverete questo video registrato, dove quindi potrete anche rivedere le due presentazioni, quella di Luca Forlini e quella di Flavio Palandri Antonelli, e anche il canale YouTube sempre di Google News Lab, dove appunto questi video poi vengono pubblicati e da cui possono essere poi condivisi. Queste pagine anche come riferimento per commenti, richieste, anche per i prossimi Office Hour di Google News Lab. Da Elisabetta Tore, da Flavio Palandri Antonelli, una buona giornata a tutti. Ciao. Ciao.